Da ieri e per tutti i weekend e i giorni festivi del 2017, ancora a Carrara, la strada dei Marmi viene aperta al traffico leggero, mentre nei giorni feriali resta esclusivo appannaggio del traffico pesante in servizio alle cave. Un esperimento che durerà fino a fine anno, ce ne parla Giulia Baldi. Nei giorni feriali ci passano i camion da oltre 7 tonnellate e mezzo che vanno e vengono dalle cave di Carrara, come sempre dal 2012, dall'apertura della strada dei Marmi, costata 100 milioni di euro. La novità è che nei weekend e nei giorni festivi, quando le cave sono chiuse e i mezzi pesanti non possono circolare, l'arteria è aperta alle auto private. È una specie di inaugurazione, una seconda inaugurazione che la città attendeva da anni, perché fondamentalmente questa strada la stiamo pagando tutti noi cittadini e finora non abbiamo mai potuto usufruire. L'apertura ai privati dei 5 chilometri e mezzo di tracciato, quasi tutti in gallerie o viadotti, è possibile dal 21 aprile scorso, alla scadenza dei vincoli europei che la volevano destinata solo al traffico lapideo per 5 anni dall'inaugurazione, pena la perdita dei fondi. Resta il limite di 50 km all'ora e il divieto di transito alle biciclette. La strada è off limits anche per i bus turistici per evitare l'aggiramento del checkpoint del pass per le cave. Resta il divieto anche di accesso per lo svincolo per la periferia est della città, riservato solo ai mezzi di soccorso. Ma l'apertura è in via sperimentale e fino al 31 dicembre, poi si vedrà.